Siamo ancora sul ponte, il ponte sul fiume Tordino, ancora ci siamo, nel senso che il ponte resiste, sebbene sia completamente ammalorato, divorato dai talidi e quant'altro, soprattutto dall'incuria dell'uomo. Siamo con il vice sindaco di Roseto, che è l'assessore ai lavori pubblici Simone Tacchetti, che già in passato si è battuto per questo ponte, per fare in modo che possa tornare come era all'inizio, ma così non è. Che cos'è che manca? Chi deve intervenire? Noi abbiamo sollecitato e continuiamo a sollecitare Regione Abruzzo. Abbiamo fatto l'ultima volta la settimana scorsa, adesso in questa settimana chiederemo di nuovo un incontro all'assessore delegato affinché possa reperire i fondi necessari per rimettere in sicurezza questo ponte che versa veramente in situazioni critiche, per non dire disastrose. Un ponte che tra l'altro è molto frequentato sia dai ciclisti che dai pedoni, l'abbiamo visto prima di cominciare il servizio, sebbene l'orario sia mattutino. Quindi è un ponte che ha la sua storia, il primo insomma. Voi state lavorando per unire Giulianova a Pineto, ma questo deve essere completamente rimodernato. Sì, questo purtroppo rappresenta l'anello debole di tutto questo ragionamento che stiamo facendo perché stiamo ultimando 9 chilometri di pista ciclopedonale che collegherà Giulianova a Pineto, però il ponte sul Tordino rimane un grosso problema. Come mai non c'è questa presa di coscienza di questo problema da parte della Regione? Ma la Regione abbiamo fatto presente, ho scritto delle lettere, abbiamo sollecitato, il sindaco stesso è intervenuto più volte, adesso c'è bisogno che alle parole seguano i fatti e quindi c'è bisogno di risorse che permettano di poter recuperare questo ponte. È vero che vuole, Prima che ci credo. debba essere abbattuto e rifatto da capo. Perché c'è questo rischio. Beh, se si continua a tenerlo in queste Prima o condizioni, poi. prima o poi questo rischio c'è, È in concreto. vero, vice sindaco, a un certo punto avevate intenzione, con una forma clamorosa di protesta, di interdirla alla circolazione? Ma non è una forma di protesta, rimane la possibilità di chiuderlo al transito sia dei pedoni che dei ciclisti, perché se continua così il ponte non è nelle condizioni di rimanere aperto. Quindi può essere anche pericoloso, non soltanto brutto a vedersi. Abbiamo visto, anche lei ha constatato di persona, che ci sono delle assi sul pavimento che si alzano, altre sono completamente marce, quindi si crea il problema di un pericolo per l'incolumità delle Per non persone. parlare appunto dei parapetti dove mancano Esatto, pezzi proprio. quindi cioè, la situazione è sotto gli occhi di tutti, quindi Quindi poi tornerete a insistere. noi torneremo ad insistere affinché questo ponte possa essere restituito alla città in maniera decorosa e sicura.